Sono qua con Genie, Grisanti Ermelinda e devo dire la verità. Questo oggi gioco un po' in casa perché poi è mia mamma. Ma ho voluto fare questo. Questo diciamo intervista per dimostrare perché noi ci seguono in tantissima gente, soprattutto gente che ha una certa età e voglio dimostrare a questi, queste persone che non solo il ballo che tutti i giorni loro seguono, però anche l'arte, la cultura, il disegno. Si può usare anche a una certa età, diciamo, perché è, è riuscita a, qui ad Albisola a mettere su una mostra di quadri che diciamo ha una certa importanza perché sono usciti articoli sul giornale, sono usciti pieghevoli e oggi si sì, Qui ad Albissola. Sì, mi fa tanto piacere, mi dà un po' di soddisfazione perché con l'età che ho non pensavo di essere così ammirata, così complimentata. Ecco, io vedo qui in questo Depliane che abbiamo anche una scrittrice poetessa, Maria Scarfici Cirone, che ha scritto delle bellissime parole proprio su un'autodidatta. Perché tu sei un'autodidatta. Sì, sì. Non hai scuola di, di, di disegno. Scuola è solo una passione. Immensa che ho dei colori di riprodurre, più che altro, non è che inventiva, purtroppo è così. Però quello che faccio mi sembra che sia riuscito abbastanza bene. Però si è notato che sulle nature morte, sui ritratti soprattutto, e anche sui diciamo, la marina e, e la mano è molto puntata su quello. Sì, sì, sono cose che mi danno più soddisfazione. Ma anche la natura morta è una cosa che mi piace tantissimo. Mi riesce più bene da fare. Quindi la mostra è aperta tutti i giorni fino a? Fino al 27 di gennaio la mostra è aperta e eh, chi desidera venirla a vedere mi farebbe non tanto piacere. Però da buoni genovesi che desidera venire a vedere ma che desidera anche acquistare ha la possibilità di acquistare qua direttamente sulla mostra, dopo consigli diciamo, sì. dell'artista, de, de, diciamo, dell può acquistare qualsiasi quadro. Sì, anche oggetti di, su pietra, su vetro. Eh. Insomma, mi farebbe piacere che fossero considerati. Poi. Diciamo che, non diciamo l'età, però diciamo che tanti anni che l'arte de della pittura sì. e, e, ti ha conquistato, è vero, nel sangue. E diciamo che adesso come adesso. E cosa vorresti curare o arrangiare della tua arte di pittura? No, adesso non... Una lacuna che ti manca. E niente, queste soddisfazioni che, che mi danno dopo aver lavorato tanto, adesso mi sento abbastanza soddisfatta, veramente. E cosa consigliamo ai giovani che vogliono buttarsi anche loro in, in quest perché, perché quest'arte? Parlo di, di farlo più che altro per una distensione di, di, della vita che, che ruba tempo, eccetera, di appartarsi un po' e trovare sollievo in queste opere che. Li vedi nascere e, e sempre più desideri vederli finire. Quindi, ogni tuo quadro è una tua creazione? Eh no, è una copiatura. Sì, però l'hai creato tu. Fatto da me? Sì, sì, sì. Eh, non, non sono sull'arte moderna che purtroppo ai giovani. Cioè purtroppo piace più ai giovani questa. Beh, non ho detto, perché ho visto che qua girano anche parecchi giovani anche, e quindi stanno guardando, perché poi il giovane ormai è orientato su un altro tipo di pittura, esatto. però anche questo affascina, perché ho visto che ci sono dei giovani che si soffermano soprattutto sugli animali, su, sul cavallo, ho visto che ci sono anche dei cani, adesso poi ve li faremo vedere. Quindi hai spaziato un po' nella tua arte. Eh? Sì, quello è vero. Eh. Da, da, è un po' un. Veramente uno spazio largo, dal, dal, dalla frutta alla, agli animali, ai paesaggi, eh, tutto mi piace fare. Ora la vedete calma ma perché è agitata, perché di solito è molto più, ha una parlantina molto più forte. Andiamo però a conoscere anche il direttore di questa galleria d'arte. Eh? Vieni, seguimi. Allora, l'abbiamo detto trovato, e l'abbiamo trovato, lei è il direttore diciamo, di questa casa d'arte no? e da quando è aperta questa casa d'arte quel bisogno? È aperta da qualche mese, però stiamo già riscontrando parecchio successo, tante persone parlano di noi, i giornali, c'è tanto movimento e tutto ciò ci fa piacere, poiché per noi l'arte è il grasso che lubrifica la ruota della vita e quindi è veramente importante avere degli artisti fantastici come Jenny. Mm è già un artista lui perché il grasso che lubrifica la ruota della vita è una frase bella, mi piace però vedo che è giovane questo ragazzo qui come mai? Geni, questo ragazzo qui è così giovane e si dedica all'arte che studia? Tu sei un artista anche? Diamoci del due no no, io non sono artista però sono sempre, sono sempre cresciuto insieme a, ai pittori ai ceramisti ho delle, delle amicizie nel mondo dell'arte e vari critici come la c'è la nostra critica d'arte Maria Scarficirone, Marco Pennone e tanti altri, quindi mi piace veramente stare a contatto con, con questo mondo, è veramente una cosa piacevole. Quindi oggi ha conosciuto l'artista Geni. Sì, è veramente un artista spettacolare, i suoi quadri sono fantastici, riesce a trasmettere grandi emozioni, energia nei suoi quadri. Sono... Pur inaugurando in questo momento, durante l'allestimento, la, cioè sono passati già degli amici e sono rimasti estasiati guardando queste opere, perché riesce a trasmettere passione, entusiasmo, energia, un po' come lei. Ecco, con queste parole da figlio posso dire che ormai sono fregato, perché se prima non riuscivo a starla a fare ferma, adesso non la ferma più nessuno. Comunque, complimenti, lui qui abbiamo? Il capo il capo. No, vabbè, io è il capo sono, sono Ettore Gambaretto, il presidente dell'associazione La Casa delle Arti, appunto la Geni l'ho conosciuta qui ad Albisola per cui gli ho proposto di fare la mostra qui da noi, e poi non è detto che gli ho proposto anche altre cose, per esempio. Eh, prossimo febbraio vorrei portarla sempre dal Bisola in un'altra sede che abbiamo e poi a, sette, a, giugno, a giugno 2017 la porterò in un bellissimo museo dove faremo una collettiva tutto il mese di giugno. Poi seguiranno le personali, vediamo se poi esce con uno spazio di 15 giorni per poterli fare poi anche la personale in questo bellissimo museo che si trova a Biella dove abbiamo anche preso contatti con questo museo, dove faremo delle bellissime mostre eh, che saranno presentate da questa nota eh, esperta d'arte, Claudia Ghirardello. E che dire, Allora continueremo a seguire la pittrice Genie in, tutte le sue, in tutti i suoi campi, in tutte le sue mostre e con la speranza insomma, che, che la salute l'assista perché è una bella soddisfazione. Sono contenta di essere stata considerata mm. e speriamo che duri così questa certo. soddisfazione finché. La vita mi dà queste soddisfazioni, posso essere felice. Quindi, la mostra si apriva alle 17.00. Basta, un quarto d'ora l'abbiamo rubata all'artista, adesso se la dedichi pure al pubblico che è arrivato. Buonasera a tutti, grazie mille per la presenza, per essere qui in questo luogo in cui si respira arte. Oggi abbiamo l'onore di presentare un'artista veramente straordinaria. La conosciamo da poche settimane ma già c'è entrata nel cuore. Ehm, per l'apertura vorrei che venisse qui con noi Marino Baccino che ci porterà un saluto da parte dell'amministrazione comunale visto che siamo ad Albisola, il paese della ceramica. Buonasera a tutti, io ringrazio per l'invito Diego, arrivo... Eh, non sempre ogni, ogni invito, eh, spesso questa è, è una critica. Io sono qua in una doppia veste, una parte come consigliere del comune del Bissola che ringrazia per eh, l'attività preziosa e sempre molto proficua che l'associazione fa, anche e soprattutto come amico in quanto sono un amico dell'associazione e qua... Eh, si respira non solo come dice arte ma anche amicizia e anche come dire eh, socialità quindi io lascio tra virgolette la parola diciamo a chi è più esperto di me e vi saluto grazie grazie mille grazie mille Marino oggi come, come stavo per dire abbiamo un artista veramente che ci trasmette emozioni meravigliose i suoi quadri parlano da soli, quindi vi invito ad osservarli con molta attenzione. Lei è una persona straordinaria, fa quadri di piccole dimensioni anche perché è una persona cioè che non definirei timida, ma c'è che ha paura di disturbare, è molto educata, è veramente una persona straordinaria e un'artista meravigliosa. Non sto a dilungarmi sulle qualità artistiche poiché la Casa delle Arti ha la fortuna di avere due personaggi di eccellenza per la loro cultura. Lascio quindi la parola alla scrittrice Maria Scarficirone che con le sue parole ci riscalderà il cuore. Grazie. Arte, armonia, amicizia. È quello che alleggia questa sera nella sala della Casa delle Arti. Accogliamo, ma veramente con gioia, la mostra della nostra amica Jenny. Amica perché tocca il cuore, entra subito nel cuore, entra subito nei sentimenti attraverso i suoi dipinti. Li guardavo poc'anzi e li guardavo con quell'attenzione che merita. Una vera artista, perché è mirabile questo suo saper cogliere gli aspetti più belli, più sereni, più magici della vita. Lo fa nelle opere che riprendono il paesaggio, lo fa in quelle che De Chirico chiamava le vite silenti, cioè le nature morte. Guardavo queste nature morte che invece sono vive, sono palpitanti, che hanno un qualcosa di meraviglioso, perché perché trasmettono la bellezza del loro stesso essere. È importante questa mostra, è importante perché la nostra amica sa darci per ogni quadro delle emozioni nuove. Sa dirci, sa dirci quello che c'è nel suo animo, ce lo trasmette. Infatti, quando ho scritto di lei, mi sono permessa di dire che intinge sopra una tavolozza di poesia i suoi colori. E infatti, e infatti è proprio così, ed è dolcissimo, è meraviglioso vedere che non c'è nessun aspetto aggressivo nella sua arte, in un momento in cui invece anche nella pittura si vedono tante cose completamente diverse da quelle che noi ammiriamo stasera, perché penso che tutti proprio abbiamo bisogno di arte, abbiamo bisogno di armonia, e sottolineo questa parola, c'è tanta armonia nelle opere di Jenny. E poi, poi c'è anche, anche l'assento qui viva, palpitante, l'amicizia, l'amicizia che ci unisce. Non importa, non importa se ci conosciamo da poche ore, da giorni, da mesi, da anni, non importa, perché Jenny ci sa parlare, perché Jenny ci dice tutto quello che sa avere nell'animo, ce lo trasmette, ce lo comunica con dolcezza, con eh, una sua vita di toni che veramente non riusciremo mai a dimenticare. È bella questa mostra. Guardo lì vicino a me quella luna, quella luna che è inebriante, inebriante quel paesaggio che sa di quiete, che sa di dolcezza, che sa quasi di tenerezza quella luna che entra nelle case, perché è vista da coloro che abitano in quelle case. È recepita, è illuminante, è un qualcosa, un qualcosa veramente di poetico, un qualcosa di dolce. E allora ecco che in questo prosieguo di valori e trovo questa serata quanto mai importante, qui in Albissola. Si suol dire Albissola il paese, il paese della creta, il paese della ceramica, ma è anche il paese della pittura, e anche il paese dove tanti, tanti artisti hanno sostato dando il meglio di se stessi. È un'opera grande quella che racchiude Albissola e questa sera sarà chiudere anche le opere belle, determinate ma sognanti di questa nostra amica. Mi complimento ancora e abbraccio la nostra amica Jenny. Grazie mille per le splendide parole, la nostra artista Jenny se le merita tutte, veramente, te le meriti. A questo punto vorrei lasciare la parola al nostro critico d'arte, grandissimo bibliofilo Marco Pennone, grazie. Bene, allora, mi hanno colpito molto due piccoli quadri che sono proprio all'inizio della mostra, cioè uno la visione della torretta di Savona, che è proprio il simbolo della nostra città, e che è stata presa da un'angolazione un po' particolare, che è quell'angolazione da cui si vede, si legge: a parte che c'è una bellissima statua anche, no, Lide? ma si vede anche il famoso distico di Gabriele Ochiabrera, che dice: In mare irato, in subita procella, invoco te, nostra benigna stella, che sarebbe sia in italiano che in latino, è un distico bilingue. No? Eh, per cui mh, la pittrice ha, ha colto la torretta da un'angolazione che in genere non viene colta perché la si prende da, da dove si vede sulla strada, no? cioè per indenderci di fronte al, al grattacielo. Ma eh, poi c'è anche la visione in formato veramente molto, molto piccolo, direi quasi mignon, della lanterna che è l'altro grande simbolo immortale no? della, della superba di Genova. Insomma. Poi ci sono scorci suggestivi della Liguria anche, no? ci sono Caruggi, marine, barche, eccetera. Ci sono visioni di una Venezia che io definisco perennemente romantica, cioè il romanticismo di Venezia, come è stata colta dai pittori, come viene colta dalle persone sensibili, dai poeti soprattutto. E mi ricordo, ricordo il grandissimo poeta veneto Diego Valeri, che è uno stato uno dei più grandi poeti del Novecento, anche se non è tanto ricordato. Insomma. E, e beh, dicevo che appunto Venezia nella sua componente romantica da sempre attira gli artisti. E anche la nostra artista è stata suggestionata da queste visioni molto, molto romantiche, appunto, di, 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 della città lagunare, insomma. Poi abbiamo nature morte con cesti, brocche, frutta, fiori, funghi perfino, no? funghi non sono tanto un soggetto comune no? nella, nella pittura, però anche quelli vanno tenuti in debita considerazione, frutta, eccetera. Abbiamo un primo piano di una fiera e maestosa a testa di cavallo che avevo già visto anche nella collettiva precedente, proprio, eh? E poi abbiamo ancora momenti di vita dei campi, abbiamo visioni di altre cittadine che sono state colte, presumo nel, nel Veneto, comunque nel, nel nord est. Eh, C'è anche Roma. C'è anche Roma, 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 sì. mm, Roma, sì. Quindi, eh, insomma, abbiamo visioni che spaziano un po' eh, in vari luoghi eh, sì, d'Italia, insomma. Qual è, diciamo, la corrente, la eh, collocazione, eh, come dire, tra virgolette, storica della pittura di Geni Grisanti? È il naturalismo, il verismo praticamente. Naturalismo e verismo come inesausta stagione della pittura. Cioè, cosa vuol dire? Che è una stagione che non avrà mai fine. Così come l'impressionismo... Io più volte ho definito la più grande rivoluzione che c'è stata in campo pittorico e che continua tuttora, nonostante tutte le avanguardie che ci sono state nel Novecento. Così anche il realismo e il verismo sono due correnti, ripeto, al pari dell'impressionismo, che andranno avanti poi in secula seculorum, mi auguro io, nel senso che non verranno mai meno e saranno sempre un qualche cosa da cui gli artisti non potranno fare mai me a meno, di cui, no, da cui non potranno mai prescindere. E Quindi naturalismo e verismo come inesauste stagioni della pittura che riaffermano se stesse con la semplicità e l'immediatezza di un linguaggio accessibile a tutte le culture, cioè chiunque può apprezzare, vedere apprezzare questi quadri. No? Basta ricordarsi della nostra comune umanità. Questo mi sembra in sintesi il messaggio poetico e pittorico di Jenny Grisanti. Ermelinda è il nome, questo ci tengo a dirlo perché l'avevo visto. Immagini pittoriche, poetiche, spesso di piccolissimo formato, come già è stato ricordato, proprio formato mignon. E anche quei due ritratti lì che vedo, ecco, mi ricordano un po' i tondi che ci sono stati fatti ai primi dell'Ottocento, in epoca neoclassica, e, e addirittura anche alla fine del Settecento. C'erano questi piccoli tondi che ci sono in molte case, soprattutto case, case nobiliari. E allora non c'era la fotografia e, e le persone che se lo potevano permettere si facevano fare il ritratto e poi lo mettevano nei tondi, nei piccoli tondi chiaramente. No? Immagini eh, quindi di piccolo formato ma mh, si direbbe quasi per non farsi troppo notare, ecco, questo un po' corrisponde alla sua, a, come già stato sottolineato prima, la sua eh, timidezza, la sua modestia. Ma eh, che nella loro nitidezza e nella loro naturalezza ci rivelano un animo sensibile che segue il lento e immutabile fluire di quella bellezza di cose, di natura, di uomini, di animali che il tempo non potrà mai scalfire. E per il piacere degli occhi, la nostra artista ci accompagna attraverso un viaggio nella natura amica, nel clima gioioso che sottintende all'esplosione delle bellezze floreali. E anche delle, dei frutti, dei fiori, insomma di tutto quello che fa parte della cosiddetta natura morta. Che poi, appunto, come è già stato più volte ricordato, non è per niente morta, anzi è più viva che mai. Insomma, da quando è stata fatta da Caravaggio in poi, per intenderci, no? il famoso cesto di frutta di Caravaggio. Sì, ecco, eh sì, sì, è un modello fisso di tutti i pittori, chiaramente, no? E, e, e quindi questa caratteristica de, di questa bellezza ci riconcilia col mondo e per, è vista perché è con gli occhi di una sensibilità squisitamente femminile. La tavolozza della Grisanti è immune dalle imposizioni dell'avanguardia o delle avanguardie e delle, della modernità e di tutte le mode che si sono succedute nel corso del Novecento fino alle soglie del XXI secolo. Già questo è un dato positivo perché, praticamente, eh, cosa vuol dire? Che un pittore. Se non deve seguire nessuna corrente preordinata, prestabilita o preconfezionata, si sente più libero di fare quello che vuole. Si sente più libero. È come un musicista, faccio un altro esempio, un musicista che anziché fare musica dodecafonica o cacofonica come io la definisco, perché poi in fondo non si capisce niente dalla musica, di certa musica del Novecento, si ispirasse alla sublime musica che c'è stata nell'Ottocento, cioè Beethoven, Tchaikovsky, Schumann, Brahms, eccetera sarebbe fuori moda del tutto, fuori moda, però delizierebbe le orecchie degli ascoltatori se uno si ispirasse a questi grandi autori, così come un pittore che si ispira agli autori del passato, massime gli autori che riguardano l'impressionismo, appunto, il verismo, eccetera, eccetera, magari è tra virgolette fuori moda, però appaga l'occhio di, di chi di chi lo, di chi lo osserva. Quindi la Grisanti è immune dalle mode e proprio per questo la sua pittura non subisce condizionamento. La sua tavolozza è ricca di luce e di colore, visualizza e riflette la realtà di un mondo poetico e gentile, sospeso in una dimensione che è quella dell'anima. L'ispirazione della Grisanti segue un bisogno interiore di fissare sulla tela emozioni, visioni, ricordi che si ricompongono pittoricamente incompiute armonie visive, sempre con una ricchezza coloristica vitale e vivace quello della grisante è un sentimento interiore che si traduce in pensiero ideativo. Le sue sono immagini eloquenti nel riportarci emozioni, trasalimenti, nostalgie e sensazioni quasi tangibili dei soggetti che la dipinge, cioè sembra quasi di essere dentro certi paesaggi o comunque di vederli anche noi, insomma, così come l'ha visti lei. Per tutti noi che viviamo in questo momento presente, che è sempre più triste, sempre più privo di valori e di punti di riferimento, quindi confuso, disordinato, la pittura di Jenny Grisanti ci parla di una dimensione gioiosa sospesa nel tempo e nello spazio e di un mondo eh, che purtroppo adesso, adesso come adesso pare quasi irrimediabilmente perduto, ma non è detto che in un futuro, ci auguriamo tutti che sia un futuro il più presto possibile vicino a noi, possa tornare e quindi essere di nuovo fonte di ispirazione. Comunque i pittori, gli artisti come la Grisanti, l'ispirazione ce l'hanno nella loro mente e quindi non cesseranno mai, io penso, anche andando avanti nel corso della, della loro vita, dei loro anni, di trarre ispirazione da questo tipo di, di pittura, da questo tipo di soggetti. E vi ringrazio per l'attenzione. Fantastiche parole, Jenny, che te le meriti tutte. Io capisco c'è la tua timidezza, la tua riservatezza, il fatto che non vuoi farti troppo notare. Vorrei però sentire qualche parola da te direttamente sulla tua arte, quando hai incominciato a dipingere e come ti senti quando dai i colpi sulla sulla, sul, sulla tela Diego, è un cominciato che era molto ero giovane, 23 anni, però poi ho smesso un certo periodo e dai 45 in poi ho cominciato a lavorare veramente su, sulla tela, su ciò che mi dava soddisfazione. E certo che poi con i figli una cosa e l'altra non è che avessi tanto tempo, però il cuore mi, mi, nella pittura ce l'avevo proprio. Dentro la gioia di, di, di mischiare colori, ora tante cose mi sono state, la soddisfazione ce l'ho avuta che, dei riconoscimenti, eccetera. D'altra parte, se potessi continuare ancora un po', mi farebbe piacere fare ancora qualche mostra ed essere considerata. E, per voi, però. Non so come ringraziare tutti per la partecipazione che ho avuto. Grazie Gianni. Grazie Jenny. Pensando di farti cosa gradita, ti vorremmo dedicare una, un, una piccola canzone cantata dalla nostra associata Grazie Arnese Grimaldi. Allora, è, è intitolata O uomo, tu uomo. O oh, uomo, tu uomo, tu uomo, tu uomo, passa, passa parola, passa parola, vita, 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 difendi il tuo destino di vecchio e di bambino perché la vita umana ha la sua dignità o oh uomo tu uomo tu uomo oh uomo Tu'omo tu uomo, tu uomo, passa passa parola, passa parola, pace, 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 difendi la giustizia e i deboli sostieni, combatti solo guerre per sciogliere catene, O oh, uomo, tu oh, uomo tu uomo, uomo, tu, uomo, tu, uomo, tu, uomo, passa, passa, parola, passa, parola, amore, amore, amore. Aiuta quella gente che in terra soffre e muore, se ha fame dona un pane, se ha freddo dai calore. Oh, uomo, tu, uomo, tu, uomo, oh uomo. Tu uomo, tu uomo, tu uomo che comandi, puoi essere faro e luce, 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 ricorda che ogni stella dall'alto ci conduce, col tuo saper guidare, tu l'uomo puoi salvare. Oh uomo, tu uomo, tu uomo, tu uomo, tu uomo. Grazie mille, Jenny. Ti vorrei qui vicino a me perché c'è una sorpresa. C'è una sorpresa? Abbiamo un ospite d'onore che è venuto apposta per te. Lui è un politico con la P maiuscola, è l'ex assessore al turismo della regione Liguria, Angelo Berlangieri, nonché attuale presidente degli albergatori. Quindi. Che non è venuto a mani vuote, ma con l'attestato di merito che te lo meriti in pieno. Quindi Angelo Berlangieri consegna l'attestato di merito all'artista Ermelinda Grisanti in Arte Jenny per la sua capacità di entrare in punta di piedi nel cuore delle persone e conquistarle attraverso la sua arte con grande eleganza. Grazie e complimenti. Grazie a voi.